Shalom, shalom, shalom. Siamo qui a fare uno breve, ok? GMS Italia, prima di tutto vogliamo dare tutti i lodi dovuti al Padre Yahawah, Bashem, Yahushai, Bashem, Kakudash. Nostri doppi onori agli apostoli, agli anziani della Great Millstone GMS che ci hanno insegnato questa verità, che è la pura verità. Pace e saluti agli eletti della casa di Yashar Allah, rischiando la propria vita in questi ultimi giorni qui. Abbiamo appena finito di fare la lezione e ci siamo fermati qui un attimo per fare una lezione breve, ok? E come vedete siamo davanti al canal grande di Venezia e vedete la città com'è, una bellissima città costruita da Jake, dai figli di Israele, ok? Guardando la storia. Qualcuno ha un precetto? Sì, questo è Geremia, capitolo 10, versetto 10, che dice: ma il Signore Yahawah Bashem Yahawah Shai è il vero Dio, è il vero potere. Egli è il Dio vivente, il Re eterno. Per la sua ira trema la terra e le nazioni non possono resistere davanti al suo sdegno. Can, il Padre Yahawah Bashem Yahawah Shai è il vero potere. Le nazioni tremano. Vedete cosa è successo a breve in Turchia? Dopo settimane di fuoco, il padre ha lanciato un diluvio che ha portato via tutta la gente, la città. E cosa potevano fare? Niente. Questo è il padre. Il suo potere è proprio... ecco perché si chiama la Shadia, ok? La Shadia. Il potere terrificante, terribile. Yahawah Bashem Yahawah Shai è terribile. Give me that scripture that woe to those who fall into the hands of the Most High. Ebrei 10:31. Perché il padre è terribile, ecco perché noi predichiamo, chiamiamo la gente sempre di avere il timore del padre e fare la sua volontà. Perché coloro che non fanno la volontà del padre cadranno nelle sue mani. Il padre è terribile, è terribile. Vai. E nulla può salvarci dalle mani. Cioè, Can. Chi può liberarti dalle mani dell'Onnipotente? Can, come dicevo, tutti i disastri naturali che sono successi a questi paesi, chi è che li poteva salvare da quei disastri là? Chi è che li causa? Comunque Ebrei 10, versetto 31 dice: è terribile cadere nelle mani del Dio vivente, del potere vivente. Can, è terribile cadere nelle mani del Padre. Perché sappiamo che, come dice il libro di Amos, is there any evil that happens in the city and no one knows? Il libro di Amos 3:6, come dice, che c'è qualche, anzi, prendiamo il libro di Amos. Capitolo 3. 3:6. Perché tutto quello che succede è tutto nelle mani del Padre. Se hai bene, se hai male, se il Padre vuole prendere la vita di qualcuno, lo prende. Se il padre vuole distruggere, distrugge. Se vuole costruire, lo fa, lo stesso, ok? Perciò tutto nelle mani del padre. Vai. Amos 3:6 dice: squilla forse la tromba in una città senza che il popolo tremi? Piomba forse una sciagura sopra una città senza che il Signore Yahawah Bashem Yahawah Shai ne sia l'autore? Can, il padre Yahawah Bashem Yahawah Shai è l'autore di tutto. Non succede niente senza la sua commissione. C'è anche la scrittura che Yahawah Shai dice che non cade un uccello senza, senza il consenso del padre. Il padre fa tutto, ha in mano tutto. Guardate questo uccello qua che viene ad ascoltare. Dov'è? Questo è Isaia, capitolo 45, versetto 7, che dice: io formo la luce e creo le tenebre, do il benessere e creo l'avversità. Io, il Signore Yahawah Bashem Yahawah Shai, sono colui che fa tutte queste cose. Can, vuoi commentare? Sì, perché noi è quello che siamo stati chiamati a fare, è a portare testimonianza e a raccontare le grandezze dell'Onnipotente. Noi vogliamo raccontare la gloria dell'Altissimo, il potere che ci libera, il potere che ci vivifica. Noi insegniamo a confidare solo Yahawah Bashem Yahawah Shai. Can. È il primo comandamento: non avere altri poteri al di fuori di me. E noi vogliamo insegnare questo, portiamo questo, quello che ci ha insegnato tra l'altro nostro Signore Salvatore Yahawah Shai, che il Padre
è il nostro, è il nostro fortezza, è il nostro scudo, la nostra fortezza, è la nostra rocca, come dice invece il Signore. Come dicevamo, il Padre è il nostro scudo, è la nostra fortezza, ok? Il Padre dà commissione a tutto, dà via a tutto. Qualunque cosa succede in questa vita, sappiate che è il Padre. Il Padre crea e distrugge, fa tutto quello che vuole. E diciamo questo per farvi pensare, per farvi pensare che il timore del Padre è la cosa che dovrebbe venire prima per qualsiasi uomo, ok? Un uomo senza il timore del Padre è perso, è proprio perso, non ha capito un bel niente nella vita. Vai. Questo è per farci conoscere meglio. Infatti la scrittura è un libro che ci fa conoscere il Padre nostro. Infatti sta qua quando Yahweh Bashem Yahushua dice: se mi cercherai con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutte le tue forze, io mi farò trovare. Quindi non stiamo a ciò che ci raccontano le chiese, le religioni, che ci raccontano un Dio che non è il vero Dio, è un Dio personalizzato, è un Dio loro, non è il vero vivente. Perché qua dice, primo Samuele, capitolo 2, versetto 6, dice: il Signore Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai fa morire e fa vivere, fa scendere nel soggiorno dei morti e ne fa risalire. Dobbiamo capire che tutto è, dipende da Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai, tutte le nostre speranze, le nostre preoccupazioni, noi dobbiamo vivere in funzione di Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai, come Yahweh Shai stesso ci ha insegnato: preoccupatevi prima di tutto di fare la volontà di Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai, e poi tutto quello di cui avete bisogno il Padre ce lo darà in più. Quindi qual è la sua volontà? La sua volontà è credere prima di tutto in suo figlio Yahweh Shai, che il mondo dall'ignoranza e dall'inganno chiama Gesù Cristo, che conosce con l'immagine di un gringo, di un bianco, dai capelli lunghi, quale Cesare Borgia. Il Signore è negro, dalla tribù di Giuda, e noi conosciamo, quindi crediamo in Lui, conosciamo il nome vero, conosciamo il suo aspetto, e se conosciamo Lui conosciamo il Padre, e conosciamo la volontà del Padre. Qual è la volontà del Padre? Dopo che crediamo in suo figlio, quello là di osservare i suoi comandamenti, di osservare i suoi precetti, le sue leggi, i suoi statuti, di camminare secondo le sue vie. E questa è la prova che più bella che noi abbiamo oggi in questo mondo che è governato dai diavoli, l'autoproclamato uomo bianco, nazionalità biblica Esau Edom, colui che oggi detiene il governo, il potere, oggi ci sono le sue leggi, le sue feste, ci sono le sue tradizioni, i suoi riti. E la nostra prova sta qua, la nostra prova sta nel vivere in questo mondo da santi. Santi significa essere santificati, come viene santificato, vieni santificato attraverso la parola. Quindi osservare i comandamenti in questo mondo di diavoli è la nostra prova. Khan, a proposito di leggi che hai detto, infatti di questi uomini che stanno governando questo regno in malvagità, arrivano tempi bruttissimi, ok? Quando comincerete a vedere queste leggi draconiane, ok? Ora prendiamo il libro di Apocalisse. What's that? Libro di Apocalisse, perché è scritto tutto nelle scritture, dall'inizio è tutto nelle scritture. Ecco quanto forte e potente sono queste parole del Padre, ok? Il Padre fa tutto, vedete come tutti vanno senza pensare che questo mondo potrebbe essere distrutto, ok? Vanno avanti senza sapere che sta arrivando un periodo di difficoltà, un periodo proprio di malvagità che sta arrivando. È il libro di Apocalisse. Apocalisse capitolo 13 versetto 11 dice: poi vidi un'altra bestia. Quando si parla di bestia si parla di società, di gente che ha il governo, al potere oggi. Sistema, sì. Sistema, bravo cane. Poi vidi un'altra bestia che saliva dalla terra e aveva due corna simili a quelle di un agnello. Parlava come un dragone. Queste due corna, come vedete, rappresenta il suo, avete visto il sistema è diviso in due, no? Come usano i repubblicani e si danno sempre un'opposizione. Si danno l'opposizione, repubblicani e democratici, ok? Che nell'antica Roma si chiamavano i plebiani e i patrizi, ok? Vedete che è lo stesso sistema che porta fino qui, ma dice una cosa che parlava come erano simili a quello di un agnello, cioè come un lupo vestito da agnello. Ok, ecco perché vi vedete vestito in cravatta e giacca, sembrano santi, parlano tutto tranquillo,
Ma parlava come un dragone. Parlava come un dragone. Il dragone porta sempre alla legge draconiana, ok? Draco era un governatore in antica Greca, ok? E cosa faceva? Faceva leggi così severe che se tu non obbedivi le sue leggi ti metteva alla morte. Ed è quello che sta arrivando. Ma come vi ho fatto vedere un po' la panoramica bella di Venezia, la gente va per cavoli suoi, la gente è spensierata, non sa quello che sta per arrivare, non ha il timore del padre, perché se avesse il timore del padre, sa che il padre è terribile, il padre distrugge e crea, allora avranno il timore del padre, cercheranno la verità, ok? E saranno attenti a queste cose qui, ma come il mondo non lo conosce, non conosce il padre, non fa la sua volontà, non gliene frega niente, ok? Appoggiandoti su quello Vai. Che dicevo prima, Yahweh mi ha dato un precetto, si trova sempre nell'Apocalisse capitolo 13 versetto 14, dice: questa bestia, questo sistema, e seduceva gli abitanti della terra con prodigi che le fu concesso di fare in presenza della bestia, dicendo agli abitanti della terra di erigere un'immagine della bestia che aveva ricevuto la ferita della spada ed era tornata in vita. Khan, questa bestia che è tornata in vita, che aveva ricevuto la ferita, parla del momento di Medioevo, quando hanno... Di Rinascimento? No, il momento di Medioevo, perché hanno avuto la ferita, ok? Okay? Ah, Jake okay. governava su di loro, sì. ok? Poi dopo si è curato quella ferita là, sì, nel ed è tornato in potere, ok? E questo sistema là ti sta facendo capire che è lo stesso sistema degli antichi romani, sì. ok? Che stiamo vivendo al giorno sì, d'oggi. Roma 2.0. Okay? Roma 2.0, come dice il fratello. Infatti, se guardate la statua nella visione di Daniele, vi dice che aveva le gambe di ferro, ok? E i piedi di ferro mescolato e argilla. Per farvi capire che siamo sempre nel ferro. Sì, e se l'impero okay? romano era il ferro e oggi è il ferro e argilla. Ferro e argilla. Siamo sempre, ancora sotto dominio dei siamo romani. Sempre sotto il dominio dei romani. Perciò lui parla con la voce di un dragone, ok? E sono le leggi draconiane che stanno arrivando, vai. Sta arrivando questo, sta arrivando. Perché Can. Adesso comunque noi sentiamo parlare che ci sarà un obbligo di avvelenamento, un obbligo di avvelenamento, un obbligo che se non ti avveleni non puoi lavorare, se non ti avveleni non puoi fare niente, ma a breve verrà proprio un obbligo generale. E noi leggiamo qui il capitolo 13 al versetto 16 dell'Apocalisse: inoltre questa bestia, questa società, questo sistema obbligò tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi, a farsi mettere un marchio sulla mano destra, sulla fronte. Noi adesso sappiamo bene che il marchio è il chip, ma conosciamo altrettanto bene che questo avvelenamento di massa è porta a compiere quel... Se non prendi, cioè prendendo questo è come aver fatto metà strada per arrivare al chip. Quindi vediamo proprio come inoltre obbligò. E adesso voi attraverso questo obbligo di avvelenamento delle acque di Vanessa, come le chiamano le acque di Vanessa Yachiam nel mondo, possiamo capire che sta arrivando il momento che Yahweh Shai ci ha avvisato, il momento che arriva il marchio, e che per non prendere il marchio saremo perseguitati. Quindi sta qua che noi ci dobbiamo allenare e dobbiamo conoscere soprattutto, perché questa la stabilità di un uomo, come dice nel libro di Isaia a capitolo 33 versetto 6, ci dice che le parole, i tuoi giorni saranno resi sicuri, la saggezza e la conoscenza sono una ricchezza di liberazione. Come diceva l'Ak Yaraya prima, il timore del Signore Yahweh Hashem Yahwashai è il tesoro di Sione, il tesoro del popolo di Israele. Quindi questa conoscenza è la nostra salvezza, ok? Questa conoscenza è la nostra salvezza. E come dice il fratello, che i nostri giorni saranno resi sicuri attraverso queste parole qui, ok? Perciò coloro che non conoscono queste parole saranno cederanno, sì. Arriverà il punto che non possono più lavorare, non possono più comprare, non possono più fare niente. Allora cederanno, perché non conoscono queste parole, non conoscono le promesse che il Padre ha fatto sin dall'inizio a coloro che lo amano, ok?
non conoscono queste promesse. Sì, non allora cederanno. Andranno, sceglieranno il mondo. E come dice la scrittura, chi è amico del mondo è nemico del padre. Chi è l'amicizia mondana è inimicizia per l'Altissimo. Quindi sta qua, scegliere la... Secondo Corinzi, per favore, 2:11. Quindi sta qua la scelta tra l'Altissimo che non conoscete e che presentiamo, o il mondo che è un'illusione. Secondo Corinzi 2:11. Perché diciamo queste cose qui perché dovete capire l'inganno che fanno questi malvagi qui. Infatti ho fatto un video parlando di questa cosa qui e non voglio nominarlo, sapete, i COVID-19, ok? Se voi fate lo spelling all'invertito, parla di un demone, ok? Parla di uno spirito maligno che ti separa, che ti distrugge. Ed è quello che fa l'antidoto. Sì. Se tu fai lo spelling di quella parola, è proprio un demone, sai? Vai. E questo è secondo Corinzi, capitolo 2, versetto 11, dice: affinché non siamo raggirati da Satana, infatti non ignoriamo le sue macchinazioni. Non ignoriamo le sue macchinazioni. Le sue macchinazioni sono questo modo che lavora e fa, questo suo modo sottile. Infatti si diceva nel giardino dell'Eden che il serpente era il più furbo di tutte le bestie. Fammi vedere. No, è solo rosso un po'. Cosa hai? Ti prude, lasciala. Dunque sappiamo che il serpente, che è così chiamato l'uomo bianco che governa questo regno, serpente antico, sappiamo che è sottile, era quello più furbo nel giardino dell'Eden, come hanno detto, e sta cercando di fare tutte queste sue macchinazioni dicendo che deve salvare il mondo. Ma quando mai ha cercato di salvare il mondo? Ok, dunque prendiamo Eyes of No Sin, sì, prendiamo questo precetto e se non hai altro chiudiamo. Come? Primo Corinzi 2. Perciò, come abbiamo letto prima, sappiamo le sue macchinazioni e non scegliamo la sua strada, ok? Scegliamo la strada che ci ha promesso il padre Yahweh Hashem Yahushai, ok? Infatti leggi. No, perché vai. Per preparare, perché comunque sappiamo che dopo questa la tribolazione che sta arrivando, la tribolazione di Giacobbe, la tribolazione dei figli della casa di Israele, perché il mondo, la bestia obbligherà a prendere il chip, a prendere il veleno, e quindi ci saremo perseguitati. Dovremo scegliere proprio tra la fede, tra la speranza di ciò che ha promesso Yahweh Hashem Yahweh Shai, o il mondo che vediamo davanti agli occhi. E per rafforzare lo spirito degli Yachiam nel mondo, Primo Corinzi capitolo 2 versetto 9 dice: ma com'è scritto, ed è scritto nel libro di Isaia al capitolo 64:3, dice: le cose che occhio non vide e che orecchio non udì e che mai salirono nel cuore dell'uomo sono quelle che Yahweh Hashem Yahweh Shai ha preparato per coloro che lo amano. Okay. Perciò la gente che ama il padre hanno visioni diverse dalla visione che ha un semplice uomo che vive nel mondo, ok? Quindi è questo quello che noi dobbiamo avere come punto di riferimento nella nostra vita, il regno, questa deve essere la nostra carriera, ok? Detto questo se non hai altro, hai altro? Qua sta la fede, Can. Beh, detto questo, volevamo fare uno veloce, seduto qui davanti, ok? Volevamo fare uno veloce e lasciamo tutto questo sperando. La gondola. Sperando che. Il mondo non ne batte un cazzo. Sta finendo tutto questo. Tutto questo verrà a una fine presto, ok? Detto questo, vogliamo dare tutti i lodi dovuti al Padre. Yahweh Hashem Yahweh Shai Hashem Ruach HaKodesh. I nostri doppi onori agli apostoli e anziani della Great Millstone GMS che ci hanno insegnato questa verità. Pace e saluti agli eletti della casa di Yasharala. Shalom. Shalom. Shalom.